Ciao bellezze e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio parlarvi di tutte le mie penne che ho per cartoversare e vi farò un video veloce, magari in cui vi dico anche quali mi piacciono, quali no e tutto il resto appresso, insomma. Partiamo subito con questa qui, che è quella un po' più sfiziosa e simpatica che ho, ed è appunto di un rack, il rack di ottobre, e trovate i vlog nel canale, ve li linko e insomma potete vedere l'incontro delle cartopazze che si ha ogni mese ed è simpatica come penna, appunto si accende la lucetta, non pesa nella scrittura, ha una bella scrittura, non ce l'ho a dire, il tratto è molto molto fine ed è blu, mi piace tantissimo. Poi la matita che preferisco è sicuramente questa qui. È una matita con cui vedete si cambiano le punte e vabbè, che dire, è uno spasso. Sopra anche questo piccolo timbrino che sinceramente utilizzo raramente e fa i fiorellini, stelline, insomma, varie cose sul rosso e non ricordo dove l'ho comprata, sinceramente, mi pare dai cinesi per pochi euro, comunque è carinissima. Poi passiamo a penne colorate. Io vi mostro queste tre, che sono le penne di Tiger, che sono simili alle Stabilo. Sono 0,4 mm la punta e mi pare che il pacco ne contenga o queste tre o anche un'altra che adesso non trovo più, probabilmente a pochissimi euro veramente. E sono penne abbastanza buone, appunto sono come le Stabilo, eccetto questo tappo che comunque si va ad ingrandire, non sono male. Certo il packaging è un po' morto, un po' triste. Pensando appunto alle Stabilo, io ne ho un bel po' perché anni anni fa comprai un set, quindi quelle che mi sono rimaste sono queste qui e sono fantastiche. Io amo la Stabilo, non è meno in collaborazione con la Stabilo, ma sono fantastiche secondo me. Appunto, come potete vedere, sono identiche, cambia essenzialmente il tappo, la punta è pressoché simile, anzi identica. Ecco, cambia anche qui, non so se si nota, non so nemmeno come farvelo notare, come le make up artist penso. Sono simili, sono quasi identiche e anche la scritta veramente è fantastica. Una Peppermint, ma ve l'ho già detta in un top e flop, che non è che mi faccia impazzire perché appunto pur cancellando la luna rimane. Sempre parlando di penne cancelline, ne ho un paio e sono re, anzi perché alla fine sono doppie ma è sempre lo stesso, le chiamai le false Friction perché ricordano tantissimo la Friction, sono di Tiger, pagate mi pare 3 euro al pacco, 2 euro, e appunto il brutto è che purtroppo si scaricano facilmente, per quanto riguarda la cancellatura e il resto non è che mi facciano propriamente impazzire, comunque sono gradevoli. Poi passando sempre alle Stabilo, ho questi pennarellini qui che utilizzavo un tempo per studiare, ma mi sono resa conto che studiare con questi pennarellini qui equivale a fare un mutuo, perché davvero ne sprecate tanto, perché all'interno l'inchiostro è poco, però ecco, per evidenziare le cose nell'agenda sono davvero fantastiche. Hanno la punta un po' più doppia rispetto ai normali Stabilo ed è molto molto carino il tratto. Poi ecco, data la punta riuscite a fare una linea sottile, un po' più spessa, il colore è bello pieno, eccetto quando si va a scaricare che come tutti gli evidenziatori il colore si perde. Ho una Pilot G1 Metallic, che è una penna che avevo da quando stavo in terza media, tipo veramente tantissimo, infatti è anche quasi finita, non so nemmeno se esiste più, ed è una 0,7 di punta. È una classicissima penna, però appunto scrive con questo color ramato, nemmeno tanto oro, ed è fantastica. Scrive ancora bene dopo tutti questi anni, il prezzo non lo ricordo sinceramente, io stavo fuori inquadratura, ragazze. Poi, andando avanti, queste ve le ho già recensite, strarecensite in tutti i possibili modi, che sono penne che scrivono benissimo alcune, in un pacco può uscire qualcuna farlocca che non scrive molto molto bene, però devo dire che sono ottime, non trapassano il foglio. Io ho l'agenda di Tiger, quella classica,
giornaliera, ho la Dochi e non la trapassa, sulla Filofax nemmeno la trapassa, quindi su questi tre tipi di foglie di queste aziende vanno più che bene, sinceramente. Andando avanti, ho questi due, ma questo fa parte di questo. Queste due penne qui, che vi mostrai qualche tempo fa in un haul praticamente, e sono della marca Corsivo. Le ho provate, ragazze, ve le recensisco stesso qui. Poi nel caso che mi ripeterò in un top e flop, perché non so se tutte quante guarderanno questo video e viceversa. Comunque, non mi piacciono, sinceramente. Il motivo è molto semplice: quando vado a scrivere, la punta all'interno non è ben salda e quindi si muove continuamente. Sentite? Perché qui c'è rimasto lo spazio, non è bloccata all'inizio e quindi andate a scrivere, premete la punta su e giù con voi e non è fantastico, sia la rossa che la blu, purtroppo. Vedete? Quindi non mi piacciono. Non scrivono adeguato, scrivono una volta sì, una volta no. Una volta mezza, insomma, non è che scrivano bene, quindi per me le ho qui che fanno numero, sinceramente, dovrei buttarle, però io sono una che fin quando non finisce non la butto, quindi amen, saranno qui per un po' di tempo. Passando a queste penne qui, che sono le penne glitterate che io ho, che utilizzo raramente, sinceramente, perché non mi piace scrivere con le penne glitter, magari faccio qualche parolina, qualche segno, magari per una leggenda, qualcosa, ma non le uso tantissime, sono queste qui. Come vedete sono tutte quante quasi intatte, tranne questa qui che è quella nera che forse utilizzo maggiormente. Io amo i colori scuri, quindi pace. E nulla, l'ho trovata dal cinese, mi piacciono, però ecco, gusti, non mi ci trovo molto a scrivere se devo scrivere grandi cose con le penne glitterate, però il rapporto qualità-prezzo non è male, l'ho pagata tipo 1 euro e qualcosa. La marca non ve la so dire, certo c'è scritto Orange Sing Bell, credo. Sì, io ho preso poi, non è che si capisca molto, sinceramente. È scritto sul tappo ed è scritto pure male. Poi, questo è un evidenziatore che sto utilizzando per evidenziare qualche cosa importante nell'agenda, ma nulla di che, perché ho già detto che questi qui li trovai Lotion, ma non mi piacciono particolarmente, sono sincera. Il rapporto qualità prezzo scadente, 1 euro per 4 di questi qui, ma dopo poco si scaricano, quindi chi se ne. Questa è una matita che ho essenzialmente per queste mine così piccoline, ma che non utilizzo nemmeno più di tanto perché non è che mi piacciono. Quando vado a scrivere si spezza facilmente, quindi ce l'ho così. Poi ho questi tre che comprai come se fossero evidenziatori, o meglio, c'era scritto così sul pacco, evidenziatori, in realtà sono penne. E anche queste qui sono qui a far numero perché per quanto mi sforzi di pensare come poterle utilizzare, purtroppo l'inchiostro scende una volta ogni 100 anni. Mentre scrivo a casa, la C si scrive e poi si scrive la A finale, quindi ok, ci siamo capite. Altre penne colorate che utilizzo più spesso, sono sincera, anche per scrivere qualche parolina in più, sono queste qui, che sono della marca YG, vabbè, ballpoint pen 432M, non so se vi possa interessare. Diciamo che la forma mi piace tantissimo perché è triangolare, come vedete, e quindi si impugna molto molto bene. Il packaging è grazioso, i colori che vedete sul packaging sono quasi identici al colore dell'inchiostro all'interno, vira veramente leggermente il colore. E pagate tipo 1 euro qualcosa, non so. Le comprare un rack e poi andare a comprarmele anch'io perché erano stupende secondo me. La mia preferita, scusatemi, tra queste qui è assolutamente questa, veramente, perché il colore è proprio questo qui, quindi mi piace tantissimo. Poi
Pennarellino e vincitore stabilo che questo qui comprai qualche tempo fa, non me lo recensisco ancora perché sapete che voglio comprarne altri prima di parlarvene, quindi taccio su questo. Le ultime cose che mi sono rimaste di questa caterba di penne sono questi qui che li comprai, ah, questo fa parte sempre di quel set, questi qui che li comprai come simil Sharpie. Ma in realtà sono della marca delle penne che vi ho mostrato poc'anzi, ma non valgono un H. Sono essenzialmente pennarelli indelebili, poiché trapassano tutti i fogli, pure i cartoncini un po' meno spessi, trapassa tutto. Cioè, non so come hanno fatto a farli di tutti questi colori, perché poi, ecco, un pennarello indelebile, dammelo nero e basta. Comunque, nulla di che, pagati 1 euro da, mi pare, Mister 50 centesimi, Mister Risparmio, non so come si chiami. Ultime penne colorate che ho sono queste qui, di cui la rossa mi è quasi terminata. Ve la mostro. Ecco qui, che ho utilizzato parecchio, sono sincera, specialmente nell'agenda che feci da me. E sono carine, sempre dal cinese comprate per pochi euro. Pensavo che erano quelle profumose, ma in realtà assolutamente no, pucciano, non profumano. E nulla di che, abbastanza carine e decenti come penne. Queste sono tutte le mie penne che utilizzo per cartovazzare. Spero di essere stata chiara su quello che più o meno utilizzo. Poi magari se magari acquisto qualcosa di nuovo ve lo mostro sempre in qualche haul. Vi mando questo bacio e perso il tappo. E alla prossima. Ciao, bellezze!